11 giugno 2021, Rossini TV in provincia d'Ancona, presso l'azienda Automa Punto Zero, in un contesto rurale davvero atipico per un'azienda che si occupa di modernità e di tecnologia in maniera così appropriata come quella in cui ci troviamo, si svolge l'ennesimo incontro organizzato dalla Regione Marche sull'Osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente. Il vicepresidente della Regione Mirko Carloni, nonché assessore, è qui presente. È un'iniziativa fortemente voluta da lui e da tutta la Giunta. Si tratta di un ennesimo appuntamento itinerante in tutta la regione che in realtà è capace di far vedere come le Marche puntino all'innovazione, alla modernità, anche alla formazione, senza dimenticare le proprie tradizioni, che comunque sono volte a essere totalmente trasversali su tutta quella che è il settore produttivo ed economico di una regione. La Rossini TV è qui per voi, buona visione. Con l'assessore regionale Mirko Carloni siamo qui ad Ancona, è un appuntamento inserito in un contesto sulla specializzazione intelligente della Regione Marche. Vedo che sarà un appuntamento importante per fare proprio un punto della situazione e qui abbiamo delle questioni abbastanza concrete, abbastanza pratiche. Sì, come nell'azienda in cui siamo ospiti, Automa, ci sono tante aziende nelle Marche che da soli combattono all'avanguardia cercando di essere sempre innovative, introducendo attraverso la robotica, attraverso IoT, attraverso anche tutto quello che oggi le nuove tecnologie mettono a disposizione, nuovi sistemi produttivi per essere sempre più competitivi. Ecco, noi con questa progettazione europea che vorremmo mettere a disposizione delle imprese e dell'industria marchigiana cerchiamo di dare elementi di competitività attraverso il finanziamento europeo. Quindi stiamo concludendo, con questa è una delle ultime riunioni, per decidere in quali settori preparare significativi bandi di contribuzione per dare la possibilità a chi ha un'impresa di innovare, di mettere tecnologia, di fare robotica applicata, come in questo caso, ad alta innovazione. È un percorso che è stato molto proficuo, già abbiamo avuto diversi appuntamenti di questa serie di incontri. È un bilancio, proprio la sua impressione anche delle persone che ha incontrato, degli imprenditori, della situazione in questo momento della tecnologia nelle Marche. La mia impressione è che c'è una grande richiesta di sostegno, ormai non per l'aiuto fine a se stesso, per l'assistenzialismo, ma c'è tanta richiesta di poter avere la possibilità di interagire con le università, con i centri di ricerca, di poter fare innovazione e tecnologia applicata, cioè molti imprenditori sono stanchi della ricerca finalizzata per la ricerca, tutti hanno bisogno di concretezza e vogliono che escano nel futuro dei bandi con i finanziamenti europei affinché si possano davvero cambiare in modo innovativo i processi produttivi. Questa sfida riguarda la nostra regione come tante altre regioni d'Europa e è chiaro che in questo si creano elementi di competitività anche tra regioni. Chi più riesce a dare sostegno economico, ad imprimere trasferimento tecnologico o ad innovare o a costringere a innovare e fare innovazione e ricerca, più riesce a rendere le aziende di quel territorio competitive rispetto ad altre. Perfetto, in questo le Marche comunque sono molto evolute, è una regione che sta radicalmente cambiando il suo impianto economico e questa nella dimostrazione. Sono evolute e noi vorremmo che lo fossero molto di più e speriamo che in prossimi anni questi desideri, questi impegni si realizzino. Automazione è una parola che già di per sé significa progresso, tecnologia, modernità e in questo ambiente che è quasi, no, un ambiente non diciamo campagnolo, rurale, è molto bello trovare una concretizzazione di un concetto di modernità in mezzo al verde. È uno degli aspetti forse più positivi della nostra caratterialità marchigiana, la capacità di innovare, di fare tecnologia di alto livello, ma al contempo quella di non perdere il contatto con le tradizioni e con il territorio. È qualcosa che dovremmo imparare a valorizzare e a far conoscere al mondo, perché il mondo non ci conosce per le capacità che abbiamo. Siamo perfettamente d'accordo. Automazione, cosa significa esattamente? Qual è il focus proprio dell'azienda che lei dirige?
Ma l'automazione è un universo, noi ci occupiamo in realtà di un settore molto di nicchia che riguarda le tecnologie per l'uso intelligente delle reti di pubblica utilità, parliamo delle reti di trasporto e distribuzione di acqua, gas e petrolio, quindi quello che comunemente noi tutti utilizziamo quando accendiamo il fornello o apriamo il rubinetto dell'acqua dentro casa. Queste reti in realtà hanno aspetti molto importanti sia di sicurezza che di gestione dell'operatività, anche per un discorso di compatibilità ambientale, di salvaguardia dell'ambiente. Gran parte delle tecnologie che sulle reti italiane, ma anche su molte reti estere, sono presenti per la gestione di queste reti sono prodotte dalla nostra società. Sì, in effetti noi diamo sempre per scontato che basta premere un interruttore perché si accenda la luce o aprire il rubinetto perché parta l'acqua, ma non è così. Beh, è così per l'utilizzatore, non è così dal punto di vista pratico. Dietro questo semplice gesto ci sono poi in realtà al giorno d'oggi oramai tecnologie molto avanzate e molto sofisticate che vengono proiettate fino all'analisi della gestione predittiva del comportamento delle reti e dei servizi. E a proposito di analisi predittiva, questa iniziativa della Regione Marche chiaramente trova un largo consenso da parte delle aziende come la vostra, che hanno avuto modo di interfacciarsi in un momento così importante anche di proprio congiuntura economica. Il dialogo col governo regionale è fondamentale per l'impresa. Per fare impresa bisogna fare sistema, per fare sistema bisogna mettersi seduti e confrontarsi con il nostro governo regionale, che è quello che può curare gli interessi e le possibilità di potenziamento di tutto quello che è il tessuto imprenditoriale del territorio. Automazione fa rima con innovazione, fa rima con formazione, quindi come poter andare veramente nel dettaglio e spiegare alle persone, insegnare alle persone cosa significa automazione? Sì, devo dire che sono tre concetti strettamente collegati e strettamente interconnessi. Innovazione si porta necessariamente dietro il concetto di formazione. Quando ci troviamo di fronte a nuovi prodotti, nuovi processi o nuovi sistemi di organizzazione aziendale, il tema principale da affrontare, direi anche prima dell'aver affrontato il tema dell'innovazione, è quello della formazione, perché poi possiamo innovare quanto vogliamo, ma se non abbiamo poi le risorse umane competenti per attuare e rendere concreta quell'innovazione e spenderla nel quotidiano delle attività produttive che fanno le nostre imprese, quell'innovazione rischia di rimanere, come dire, non lettera morta, ma comunque non essere fruttuosa per quello che ci si aspetta e per quello che la formazione poi e l'innovazione deve essere, quindi non consente di avere il beneficio di quello che un processo innovativo poi si porta dietro. Quindi sì, innovazione, ma parallelamente anche formazione. Nel contesto di questa iniziativa voluta dalla Regione Marche, Meccano ha avuto un ruolo importante, ha seguito tutti i vari incontri, quindi può sicuramente confermare la bontà dell'iniziativa. Assolutamente sì, devo dire un grande applauso alla Regione Marche, a tutto lo staff, all'assessore e vicepresidente Carloni, perché è solo attraverso questi percorsi di confronto con chi la battaglia, parlo delle imprese, quindi con chi la battaglia tecnologica e formativa la vive tutti i giorni sul campo, è fondamentale. Quindi attraverso questi incontri abbiamo potuto veicolare e far digerire una serie di necessità e una serie di bisogni che necessariamente le istituzioni non conoscono, non vivono, perché ovviamente non fanno questo di mestiere, ma con grande spirito di collaborazione e anche con grande curiosità ho visto partecipare le nostre istituzioni, soprattutto la nostra istituzione regionale, a questi tavoli di lavoro, ed è da questo lavoro, da questa costruzione, come dire, certosina, che poi le istituzioni e i decisori pubblici poi riescono a definire misure, leggi, interventi che siano orientati a rispondere a questi fabbisogni, sì, e anche ad impegnare bene anche le risorse, perché non ci dimentichiamo che oggi non ci possiamo più permettere di sprecare neanche un euro, e siccome di euro ne riceveremo tanti, quanto più
fruttuosamente sapremo investire quegli euro, tanto più potremo contare su un rafforzamento importante del sistema economico regionale. Sì, per concludere, concludo con una piccola riflessione. Ben venga quindi questo atteggiamento, questa idea che lei ha esposto così chiaramente, soprattutto legato alla formazione alla scuola, se poi effettivamente le istituzioni politiche lo recepiscono. Esattamente, ma questo è un gioco, diciamo, dell'intera squadra che parte dalle regioni, ma che poi ovviamente necessariamente si deve completare a livello nazionale e direi anche a livello europeo. Confap Industria Ancona è presente ovviamente a un appuntamento come quello di oggi, l'ennesimo appuntamento organizzato dalla Regione per parlare di tecnologie, per parlare di modernità nella Regione Marche. Chiaramente parliamo di un'iniziativa molto molto positiva per la nostra Regione. Sì, oggi abbiamo la possibilità e l'onore di ospitare all'interno della nostra azienda Automa, la nostra azienda associata da più di 30 anni, l'osservatorio regionale per tutto quello che è i bandi e le opportunità che le aziende possono cogliere per poter cominciare a ragionare in maniera differente. Pensare differenti oggi creerà anche opportunità, l'opportunità poi crea marginalità e quindi anche risorse importanti da rispendere sul territorio marchigiano, cosa che noi crediamo e contiamo molto. Benissimo, il concetto proprio di ragionare in maniera differente si interseca con quello che è la tradizione della nostra regione, che è una regione fatta di agricoltura, una regione fatta di economia su diversi aspetti, di turismo. Ecco, pensare in maniera differente vuol dire anche mettere insieme tutti questi elementi. Oggi diventa sempre più importante cominciare a distinguersi, perché purtroppo se non entriamo nell'ottica della distinzione, purtroppo non riusciremo nemmeno mai a poter fare qualcosa di nuovo. Certo, l'associazione di categoria deve dare uno sprint, deve dare una forte spinta alle aziende per iniziare a pensare in maniera diversa, non dimenticando mai il passato, ricordando sempre il passato, ma con uno sguardo molto più attento al futuro. Chiaramente l'associazione di categoria Confapi è molto importante, radicata, le aziende seguono e quindi sono sicuramente soddisfatte anche di questa sinergia con la Regione. Oggi abbiamo visto in platea parecchie aziende, molte della nostra associazione di categoria, ma ci fa piacere che ci sono anche altre realtà e questo ci permette anche di far capire che le associazioni di categoria non sono più ferme come molti pensano, ma sono giovani, dinamiche, anche molto leggere. Questo ci permette di essere smart e di avere quel quid in più che ci aiuti a essere sempre più vicino ai nostri imprenditori del territorio marchigiano. L'Osservatorio della Regione Marche, questo tour itinerante nella tecnologia, nelle principali aziende marchigiane, ma visto dal punto di vista appunto dell'imprenditore, dell'azienda, cosa ne pensa di questa iniziativa così fortemente voluta dalla nuova giunta regionale delle Marche, che ricordiamocelo sono circa 10 mesi che è operativa? Ma guarda, solo del gran bene. Noi abbiamo partecipato, almeno personalmente ho partecipato sia come imprenditore che in alcuni casi come esponente della Federazione degli Ingegneri delle Marche e abbiamo trovato molto interessante questa apertura al territorio della Regione. La sua azienda si occupa di elettronica ed è situata ad Ancona, giusto? Corretto, siamo proprio di Ancona, abbiamo sede legale nel maceratese dove abbiamo una base operativa, ma il cervello e quindi gli ingegneri progettisti sono qui ad Ancona. Abbiamo anche sentito che questi ingegneri, queste menti, questi cervelli sarebbe molto importante tentare di trattenerli in Italia piuttosto che vederli andare all'estero. Corretto, l'osservazione, il suggerimento che abbiamo portato all'assessore Carloni andava proprio in questa direzione. Oggi è difficile per aziende come le nostre essere attrattive, magari abbiamo un grande futuro, ma per averlo abbiamo bisogno di giovani ragazzi, diplomati e laureati. E spesso questi ragazzi in realtà hanno la tendenza ad andare a lavorare all'estero, in multinazionali o in grandi città. Se la Regione ci aiutasse con dei sistemi di incentivazione anche diretta per trattenere questi ragazzi, per noi sarebbe una grande opportunità di crescita. Anche
anche perché paradossalmente la nostra regione, noi siamo Rossini TV, viviamo su Pesaro, è una regione molto attrattiva per la terza età. Sono tante le persone che vengono decidono di affrontare una fase della loro vita nelle Marche, ma sarebbe molto importante trattenere anche i giovani. Ma guardi, tra un poco anch'io farò parte della terza età e avrei piacere che le mie figlie, che sono un po' piccole, restassero su questo territorio per mille ragioni. Le Marche hanno un grandissimo potenziale in termini ambientali, turistici, paesaggistici, ma anche imprenditoriali. Basta farlo sapere ai ragazzi e ai giovani e io sono certo che nell'arco di 5 anni questa regione avrà la svolta che merita. Economia applicata, tecnologia, innovazione, automazione, tutti concetti che si riuniscono in una sola parola: evoluzione. Esattamente, oggi siamo qui presso Automa, abbiamo fatto un tavolo regionale sulla specializzazione, sulla strategia di specializzazione intelligente focalizzato proprio sull'automazione. L'automazione, se parliamo di industria 5.0, è effettivamente l'orientamento che avremo nel futuro. Il fatto di utilizzare le persone per controllare le macchine, che hanno una importanza fondamentale per andare a efficientare certi progetti e processi produttivi. Abbiamo visto prima assemblare tanti elementi all'interno di questa azienda e abbiamo detto proprio alle persone che lavoravano: tutto questo non si potrebbe fare se non ci fosse la mano dell'uomo dietro. Esattamente, dobbiamo prescindere dal concetto che la macchina sostituisce l'uomo. L'uomo è fondamentale in tutti i processi, è chiaro che deve essere un uomo formato, quindi abbiamo bisogno di studenti che decidono di investire nel loro futuro, e che è un investimento chiaramente di lungo periodo, per andare a formare quelle figure che attualmente nelle Marche mancano. Abbiamo sentito stasera gli ordini degli ingegneri, alcuni professori anche delle superiori, che ci hanno detto: noi non stiamo dietro alle richieste. Quindi la regione deve sensibilizzare sicuramente quello che è l'orientamento che sta portando avanti, proprio affinché appunto le giovani risorse siano in grado di capire dove andare a investire in termini di formazione per il loro futuro. Nessuna testimonianza migliore di questa poi per dire che non è vero che la tecnologia è materia di uomini, ma piace anche alle donne. Assolutamente sì, io mi occupo in termini di ricerca anche di imprenditorialità femminile. Nella nostra università parliamo spesso di imprenditorialità femminile, scriviamo anche degli articoli specifici sull'imprenditorialità femminile. Purtroppo, appunto, su questo tema siamo ancora un po' indietro, perché le donne, per esempio dal punto di vista dell'imprenditorialità femminile sulle start-up innovative, sono purtroppo in media tra il 10 e il 15% della popolazione delle start-up. In generale siamo un quarto. Io ho cofondato 5 start-up innovative, quindi alzo un po' la media. E poi speriamo che con la nostra regione, che si declina al plurale e al femminile, la nostra regione possa essere un laboratorio in questo senso. Lo speriamo, lo aspettiamo, perché l'imprenditorialità femminile significa diversità. La diversità non è solo diversità in termini di, appunto, parliamo di meccanica, parliamo di ingegneria, parliamo di calzature, parliamo di agri-food, ma anche diversità di genere. È appena terminato l'incontro sull'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente organizzato dalla Regione Marche, qui presso la ditta Automa.0 di Ancona. Tantissimi gli interventi, tantissimi gli intervenuti, moltissimi gli operatori presenti. Le idee sono venute un pochino a tutte, sono state esposte a più riprese. I fondi si sa che arriveranno e, come è già stato giustamente detto e sottolineato, è molto importante che vengano spesi nella maniera giusta. Ecco quindi che questa iniziativa voluta dalla Giunta regionale delle Marche, itinerante nei mesi scorsi in tutta la regione, sicuramente si pone l'obiettivo di raccogliere idee per poi concretizzarle. Come vedete, siamo di fronte, vicinissimi, a uno strumento che è testimonianza in sé per sé della modernità e della tradizione nello stesso momento, un po' come le nostre Regione Marche. Buonasera a tutti.